Il centenario della morte di Santa Maria Bertilla, nata nel 1888 e morta a Treviso il 20 ottobre 1922, sarà un evento di chiesa, ci tengono a sottolineare le consorelle, suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, che evangelizza attraverso la memoria della vita fatta di piccoli grandi gesti concreti quanto nascosti della Santa. Nata in una famiglia di contadini a Brendola, mandata a Treviso per sostituire una consorella infermiera, suor Bertilla, che aveva sempre lavorato in cucina, si rivelò un'infermiera abilissima, apprezzata e ricercata dai medici nei casi più difficili e delicati, ben voluta dai malati. Destinata per molto tempo al reparto dei bambini difterici, ebbe per loro attente materne cure. Suor Bertilla era per molti l'angelica infermiera dalla carità eroica. Morì per un tumore a 34 anni. Ogni santo in fondo è una pagina vivente di Vangelo. A me piace tanto pensare, lo dice il Cardinal Luciano questo, Santa Bertilla ha fatto di tutto per non farsi notare. Ecco, questo secondo me è un aspetto molto importante ed è un valore oggi quanto mai necessario ricollocarlo. Ha fatto di tutto per non farsi notare, con una realtà come la nostra oggi, dove tutto passa attraverso la visibilizzazione, l'immagine, no? Perché lei ha fatto di tutto per non farsi notare, perché questa è la via del Vangelo, no? Sono i piccoli, coloro che si nascondono agli occhi del mondo, che non hanno bisogno dell'approvazione del mondo, ma sono riconosciuti da Dio. La santità è qualcosa di semplice, di concreto, di quotidiano, e lei l'ha vissuta in questo senso. Il centenario sarà ricordato con una solenne celebrazione eucaristica il prossimo 20 ottobre nella cappella che custodisce le reliquie della Santa Vicenza, poi il pellegrinaggio delle reliquie a Brendola e a Treviso dal 15 al 26 ottobre 2022 e il percorso storico spirituale sulla Via dei Carri dalla casa natale alla chiesa parrocchiale di Brendola per un'esperienza di incontro con la santità di Bertilla.